pronti per partire, le squadre devono mettersi con la coda della canoa sulla linea di fondo campo, altrimenti no, l'arbitro non fa partire il gioco. Può addirittura assegnare la palla alla squadra avversaria nel caso la squadra perseveri a non posizionare la canoa sulla linea di fondo campo. Due palloni ancora nella porta, devono essere tolti, stiamo perdendo tempo. Dai cazzo! E dai! Puli! Che è vita si sarà questa urla? Ma se non ha questa urla? È giocato! Vabbè! Alla metà dei due anni, vai! Con il drone conquista la palla in 14 della KFC. Avanza la squadra in verde. Difesa guarita del Trieste davanti al portiere. Palla, la palla che viene agevolmente, abbastanza agevolmente parata dal portiere. Hai palla! Vediamo nel campo la squadra del Trieste ha nuove canoe, anche due o tre ragazzini hanno le nuove canoe apposta per realizzarle appositamente per i ragazzini, sono più piccole, si vede chiaramente. Bel tiro del numero 3, però non raggiunge lo specchio della porta, comunque è stata toccata dal portiere Leandro. Non per me quelli? Anch'io vorrei quella di difesa è abbastanza alta da parte della... forse una gamba si sta anche distesa in quella canoa, tutti ce l'hanno, tutti l'hanno. E il passaggio troppo... Vai Danny! Vai Danny! Danny, nostra! Di ostruzione, da parte del giocatore del KFC. Vai fuori! Invece il fallo viene insegnato al KFC che può ripartire e si trova da solo davanti il portiere, tenta il tiro del... Ecco, il palo esce! Palo, la palla che finisce sulla linea di fondo campo, quindi può ripartire il Trieste. Occhio, occhio, non entrare! Non lo so fare, sì. Dai, veloce, guarda! Sempre quella pagaia, la numerica, intanto il numero 10 ha perso momentaneamente la pagaia. Trieste può approfittare. Vediamo se hanno la velocità per riuscire a... Vai dietro, Grome! Vai dietro! Non si accorge del pallone e lo perde, peccato per loro. Vai, si muori. Può ricostruire adesso l'azione e riparte infatti il KFC con il numero 1 che avanza sulla fascia destra, dunque appoggia dietro, riceve il 3 che è quasi praticamente libero, il KFC in vantaggio. Vai, vai, vai!
po' lungo, però riesce a recuperarlo. Fa libero il 3 davanti alla porta, va al tiro da parata. Paratona del numero 9 del KFC che chiude lo stesso della porta. 3. Dai, posizione! 3, Jimmy. Ah no. 3, 3. 2. 3. 2. Lui, è vero, scusa, 2, 2. Vai, numero libero, il numero 3. Però no, c'è difficoltà a prendere la palla, la riapposa è brava. Dai uno su! Lanciata nel centro del campo, vedo il primo del campo PC che riparte. A questo punto costruisce per l'azione, c'è il numero 14 davanti alla porta. Da quando passare la mente in larga la squadra del KFC, però il passaggio è sbagliato e purtroppo vai Ramba, grande! Vediamo se riapposerà dietro il numero 1. Posa il numero 3. Dobbiamo girare la palla un po' per cercare l'aspetto della porta, ma il tiro è troppo alto e finisce fuori. Solo tiro. Dai, andiamo. Dai, andiamo.
No, state indietro, Buri, indietro, indietro, via da lì. Dai, via, boh. Sono sempre stato al campo. Dai, Lazzo! Uno del KFC che è andato alla cola. Hai visto? Se vincono con tre gol di scarto, gli fioccano a Coca-Cola come giocano bene. Quando sono più grande, da dove torni? Ma parleremo comunque, Jimmy. Il primo tempo sul 3-0 per il KFC.